Allora, con Paolo Flammini, CEO di Infront Motorsport, alla presentazione del team campione del mondo che difenderà il suo titolo, ha inizio un campionato ricco di significati per il 25ennale e per una situazione, diciamo così, di incredibile, diciamo così, vigore del mondiale Superbike, no? Nel 2012, in un momento molto difficile. Sì, ecco, hai detto bene, il 25esimo anno chiaramente è una data importante, ma in sé per sé non così importante. Quello che a noi preme effettivamente ricordare è che in un momento di grande difficoltà del mercato motociclistico, Mondiale Superbike si presenta all'appuntamento del 2012 con 24 piloti permanenti in sella a moto prodotte da 6 diversi costruttori e dobbiamo dire con squadre altamente qualificate. Quindi io sono convinto che il nostro pubblico quest'altr'anno avrà moltissimi motivi di interesse e di divertimento. Un campionato è fatto di stelle, quindi di piloti importanti, blasonati, ma anche di competitività reale. Ora, Infront quest'anno, fra virgolette, perde alcune vecchie glorie, no? C'è un ricambio, però diciamo c'è un vigore in realtà abbastanza inusuale per essere un campionato del mondo, cioè ci sono delle personalità che ritornano, ci sono dei giovani molto forti che non fanno rimpiangere diciamo così, le vecchie glorie che ci lasciano, però c'è anche una competitività reale nella griglia, che è una cosa abbastanza rara, no? Sì, questo è importantissimo. Io ritengo che di 24 piloti oggi almeno la metà siano in grado di vincere una gara, ma anche quelli che magari non consideriamo nelle posizioni di primissimo piano potranno fare un ottimo campionato. Questo è importante e non solo per lo spettacolo, ma è importante soprattutto per i concorrenti che quando scendono in pista sanno di poter avere ognuno il proprio spazio e comunque di poter aspirare a fare una bella figura. Io credo che questo sia uno degli elementi di successo del Mondiale Superbike nel tempo e noi siamo più che mai determinati a mantenere questa situazione e ad alimentarla. Come in cucina, no? Alla fine le ricette, quelle semplici, sono quelle che funzionano di più, no? Quindi la Superbike è cambiata, si è adeguata, si è evoluta, non ha fatto mai stravolgimenti rischiosi, però devo dire funziona sempre. Ogni anno non si sa mai chi vince, ogni gara è sempre un tornallotto e gli scommettitori, per chi è appassionato, un po' impazziscono su questa cosa. Quindi alla fine puntare su, diciamo così, sulla passione e sulla concretezza anche dei mezzi, ovviamente con l'evoluzione che ne consegue, forse è la scelta giusta rispetto ad altri, fra virgolette, concorrenti e altri campionati che prendono direzioni un po' artificiali. Noi abbiamo chiaramente un elemento di grande attenzione rispetto ai regolamenti, anche perché non dobbiamo mai dimenticare che essendo il campionato mondiale Superbike basato su mezzi che derivano dalla produzione, anche i nostri regolamenti influenzano e sono influenzati dalla produzione, quindi noi dobbiamo avere un filo diretto con i costruttori proprio per evitare che la instabilità regolamentare crei dei problemi sia per le corse ma anche per la produzione. Questo è un elemento importante. D'altro canto però noi nel 2003 abbiamo impostato una filosofia con grande decisione, che è stata quella della filosofia delle corse a basso costo e con una tecnologia raggiungibile da tutti, diciamo così. Io credo che questa ricetta, che forse a quell'epoca è stata vista con un certo sospetto, oggi sia realmente, tutti hanno capito che era quello che ci voleva per fare un campionato di successo. Ecco, le moto da corsa, è un periodo difficile questo, si vendono con una qualche difficoltà, però è anche vero che per venderle bisogna partecipare al campionato delle derivate di serie. Io mi chiedo cosa può offrire Infront ad un costruttore, piccolo, medio e grande, in realtà ne partecipano di tutte le dimensioni al mondiale, e cosa invece può prendere Infront dalle case che partecipano al mondiale? Direi che in una parola Infront offre ai costruttori la possibilità di promuovere la propria immagine e il proprio prodotto con un investimento contenuto e con ritorni importanti. Quello che ovviamente il costruttore dà al campionato è
lo standing, è il livello del campionato. Quanti più costruttori sono coinvolti, tanto più il campionato è interessante. Quanti più costruttori sono coinvolti, tanto più elevato sarà il livello della competizione. E questo chiaramente è un'equazione che cerchiamo di rendere sempre valida, ma mai dimenticando i privati, perché i privati sono quell'elemento che mantiene il Mondiale Superbike a contatto con il mondo normale. Io sono stato un po' buono, alla fine un po' la devo pungere, altrimenti insomma, cosa risponde a quelli che dicono che in effetti al di là di questi intenti forse le derivate di serie si stanno un po' allontanando dalla realtà e si stanno avvicinando sempre di più ai prototipi per quanto riguarda prestazioni, costi eccetera. Questa ovviamente è un'obiezione che è stata posta. Ma io sono molto chiaro su questo, è una osservazione da incompetenti, perché il campionato mondiale Superbike nel suo regolamento tecnico da 15 anni a questa parte è diventato sempre più restrittivo, per cui se noi guardiamo il regolamento tecnico di oggi e lo confrontiamo con quello di 15 anni fa ci rendiamo conto che la moto di oggi è molto più vicina al prodotto di serie di quanto non lo fosse 15 anni fa. E quindi questa critica io la respingo completamente al mittente come una critica faziosa e non fondata. E ovviamente ne avrà anche per coloro che cercano di fare il mondiale prototipi con metà moto prototipo e metà no. Ma io credo che questa sia stata un'idea che è già superata. Stiamo effettivamente vedendo che c'è un momento di discussione, io credo molto costruttivo, tra la Dorna e i costruttori per cercare di trovare una soluzione che va trovata, che è quella di dare delle moto ai privati a costi contenuti, ma rispettando la filosofia della MotoGP che deve rimanere una classe prototipo e deve rimanere una classe dove si sviluppa l'eccellenza tecnologica. Una cosa che viene sempre detto, poi magari la lascio anche andare, è una critica mossa alla Federazione Motociclistica Internazionale, chi è d'accordo con le scelte che sono state fatte e la tolleranza della FIM, chi invece pensa che la FIM sia distratta, addirittura qualcuno dice che dorme, insomma in relazione alla contesa che c'è fra Dorna e Infront. Il suo messaggio, se ne ha uno, per la Federazione Motociclistica Italiana, oppure quello che pensa sempre fra sé e sé come augurio, ma magari... Ma direi la Federazione Motociclistica è ovviamente internazionale più che italiana. Sì, sì. Io direi che certamente in questi anni abbiamo visto troppa inerzia e credo che sarebbe opportuno che la federazione assumesse il suo ruolo di autorità sportiva in maniera un pochino più fattiva. Fino ad oggi, in questi ultimi anni, non è avvenuto. Speriamo che il futuro ci riservi tempi migliori. La ringrazio. Grazie a voi. Grazie.